Bentrovati, oggi andremo ad affrontare un argomento davvero molto delicato. Beh, parleremo di truffe, possiamo dire che i truffatori sono sempre in agguato, le vittime sono soprattutto le persone anziane, ma vedremo non solo le persone anziane. Vedremo un po' quali sono, no, i meccanismi delle solite truffe, vedremo come ci si può difendere. Allora lo faremo insieme ai nostri graditissimi ospiti che vado subito a salutare e a presentarvi. Allora iniziamo con il commissario capo Giuseppe Massaro, che è vice dirigente dell'Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. E c'è anche Luciano Lupo, che è ispettore superiore, Luciano Lupo, che è il coordinatore delle squadre volanti del poliziotto di quartiere. Benvenuto Grazie anche a lei. dell'invito. Beh, iniziamo subito sulle tipologie. Beh, proprio recentemente parliamo della città di Cosenza, anche la Chiesa si è mobilitata, ha fatto appello, no, ai cittadini, ha fatto appello a denunciare, soprattutto quando si cade vittima di un raggiro. Iniziamo con il commissario capo Giuseppe Mazzaro. Dicevo prima, generalmente sono le persone anziane, i soggetti più deboli, no, della nostra società, che sono le vittime preferite da questi truffatori, ma non è solo questo. Non è solo questo, diciamo che tutta la Polizia di Stato è molto attenta a quelle che sono le fasce deboli, in particolare la questura di Cosenza, sotto la direzione del nostro questore Luigi Liguori, e ha portato avanti molte iniziative in quelle che sono. Scusate, siamo in diretta, può capitare il microfono che salta, comunque vabbè, continuiamo, risolviamo subito i problemi. Prego. Dicevo che la Polizia di Stato e la Questura di Cosenza sono molto attenti a questi temi, specialmente la Questura di Cosenza sotto la direzione del questore Luigi Liguori. Sta battendo su quelle che sono le fasce deboli della società, quindi ha fatto delle iniziative, ha stimolato delle iniziative a favore della violenza sulle donne, quindi della violenza di genere, sul bullismo, quindi andiamo nelle scuole. E poi ora ultimamente questo tema molto delicato, questa delle truffe agli anziani. Siamo stati stimolati anche da alcuni parroci che ci hanno invogliato a fare delle iniziative insieme, da lì è partita una bella iniziativa, ma iniziative che la Questura di Cosenza ha già negli anni portato avanti con degli opuscoli informativi e altre iniziative simili. Dicevo che è importante sfatare un mito, non sono solo gli anziani a subire truffe, perché gli anziani hanno vergogna, timore di denunciare queste truffe, per paura che i loro figli, i loro parenti li rinchiudano in casa. E quindi non lo fanno, mentre per noi è molto importante ricevere queste denunce, sono il primo passo per cercare di prevenire e di reprimere questi reati. Quindi deve passare il messaggio che è un reato che taglia trasversalmente la società. Tanti sono i giovani che vengono a denunciare truffe online, questo è una Certo. qualcosa quotidiana. Quindi è un messaggio agli anziani, oltre alla prevenzione che poi ne parleremo, quando subite, se subite, speriamo mai, una truffa, venite a denunciare immediatamente. Oppure se c'è anche qualche sospetto, no? Perché ci sono delle tecniche ormai rodate, collaudate da parte di questi truffatori. Molti vengono anche da fuori regione, Luciano Lupo, a mettere a segno questi colpi, a trovare le loro prede, no? Su questo territorio, è così? Certo, è così, perché non è necessario conoscere benissimo il territorio in cui si opera, in questo caso per i truffatori ovviamente, perché con tante scuse loro riescono comunque a sapere dove devono andare a lavorare, diciamo, perché per loro è una vera e propria professione, si preparano per porre in essere un certo tipo di truffe. Qualche anno fa siamo stati fortunati, così diciamo, a sventare tutta una serie di truffe che erano state progettate sul nostro territorio grazie a una coppia di anziani, di arzilli anziani. Erano novantenni entrambi, avevano subito una truffa da parte di due napoletani, un maschio e una donna, che poi sono stati presi a Messina. Cioè, questo grazie appunto a questa coppia di anziani che ci ha immediatamente avvisato che erano state vittime di truffa ed erano stati così attenti da darci delle descrizioni somatiche dei due truffatori e a spiegarci anche
con che tipo di autovettura si erano allontanati, perché poi una volta che hanno capito che erano state vittime di truffa si sono affacciati dal balcone e hanno preso il modello e il colore dell'autovettura che si allontanava. Questo è stato molto importante per noi, perché grazie anche ai nostri colleghi tecnici della polizia scientifica siamo riusciti a fare una sorta di identikit, e poi grazie anche alla stampa, quindi sia alla carta stampata che alla televisione, siamo riusciti in qualche modo a stanare queste persone, perché hanno capito che oramai avevano le ore contate su Cosenza, si sono allontanate, ma le informazioni che noi avevamo le abbiamo divulgate su tutto il territorio nazionale e a Messina sono stati presi. E quindi l'importanza della denuncia? È importantissima, denunciare è la prima cosa, è fondamentale. Se non c'è denuncia riesce difficile chiaramente anche per noi lavorare, perché anche mettere in campo il doppio della forza di polizia che c'è adesso, se non c'è il cittadino che ti indirizza, che ti aiuta, che ti dà modo di poter fare determinati controlli, chiaramente serve a poco. Certo, per quanto riguarda le denunce, abbiamo visto, è importante denunciare, il fenomeno possiamo dire che è in aumento negli ultimi tempi oppure diciamo è insomma, rimasto un po' come gli anni passati? No, assolutamente non parlerei di allarme sociale né di aumento di questi casi. È una sensibilità maggiore che la Polizia di Stato sta cercando di avere verso queste fasce considerate, tra virgolette, deboli. Però no, assolutamente non parlerei di aumento né di fenomeno particolare da attenzionare. Diciamo che è importante la prevenzione, abbiamo parlato prima di repressione, però noi adesso basiamo più sulla prevenzione, cioè quindi consigli utili da dare agli anziani per cercare di evitare quelle truffe, farsi accendere quello che è il campanello d'allarme, alcuni consigli. Innanzitutto la porta di casa. La porta di casa è il primo scudo che loro hanno per separarsi da quello che è un nemico, diciamo, chi vuol fargli del male. Quindi non apriamo la porta di casa se non siamo sicuri di chi è dall'altra parte. Queste truffe vengono fatte spesso da gente ben vestita, molto preparata, perché è preparata questa gente che viene, e ne approfitta in orari diurni, quando magari figli, parenti sono al lavoro. Quindi queste persone sono sole in casa e magari anche chiamando un figlio non riesce a rispondere perché è impegnato col lavoro. Quindi prima di aprire la porta di casa accertiamoci chi c'è dall'altra parte, perché arriva gente di società, dell'Enel, dell'Inps, assicuratori, che invece sono dei truffatori. Quindi io ho parlato in altre conferenze di rete sociale, quella che non c'era una volta, ora non c'è più. La persona a fianco casa, dello stesso palazzo, con cui si deve cercare di ristaurare quell'apporto che anni fa c'era, per darsi manforte uno con l'altro, se qualcuno bussa al portone. Per esempio abbiamo avuto delle notizie proprio per la sensibilità che sta crescendo di un palazzo vicino al centro, dove sono arrivate delle telefonate con un numero strano, dicendo che erano telefonate erano personale del comune, che chiamavano a un'abitazione di quel palazzo chiedendo informazioni sull'altro appartamento, e così all'altro appartamento per chiedere informazioni sull'altro appartamento, che se la persona viveva sola, se aveva figli, se usciva per andare a lavorare, dicendo che erano del comune. Ovviamente la sensibilità che è uscita fuori, che sta aumentando, proprio per qualche incontro abbiamo fatto nelle parrocchie, le persone si sono sentite tra loro e sono venute a denunciare, e nessuno ha dato informazioni precise, perché si è acceso quel campanellino d'allarme. Quindi per questo è importante, come dicevamo prima, il ruolo dell'informazione e della prevenzione. Sicuramente, intanto ricordo che i telefoni sono aperti, perché potete intervenire anche in diretta, anche per chiedere dei consigli utili. Allora, vediamo un po' la tipologia, no, della truffa che viene messa in atto sul nostro territorio. Proprio recentemente quattro persone sono state arrestate a Fagnano nel Cosentino, perché avevano raggirato un'anziana sola, con la scusa di vendere dei grembiuli, così si erano introdotti nell'abitazione di questa donna, poi sono stati bloccati, sono stati arrestati, ma non è solo questo, Luciano Lupo. No, diciamo che la maggior parte delle truffe intorno agli anziani avviene in casa, e questo avviene soprattutto per il sentimento di solitudine che vivono tanti anziani, perché sono portati naturalmente ad aprire la porta a chi va a bussare,
e quando si fanno le truffe non si va mai da soli, solitamente si va in due persone. E una volta ottenuto l'ingresso in casa, praticamente la truffa 90 su 100 riesce, perché lo diciamo sempre quando andiamo non solo nelle parrocchie ma anche nelle associazioni di anziani, nei circoli, una volta che si è entrati oramai è fatta, perché un bicchiere d'acqua non si nega a nessuno. Certo. Solitamente le persone ti fanno accomodare in cucina o in salotto, uno chiede un bicchiere d'acqua, si va in cucina se si è nel salotto, oppure se si è in cucina nel frattempo uno deve andare in bagno, c'è sempre una scusa che le due persone, diciamo ospiti, si dividono. Una sta con la persona padrona di casa e l'altra va tranquillamente a girare per prendere quello che può. Poi noi lo diciamo sempre, fate attenzione, perché come lo sappiamo noi dove mettete i vostri risparmi, i vostri gioielli, lo sanno anche i truffatori, i ladri che vengono in casa. Vanno generalmente a colpo sicuro. Vanno a colpo sicuro perché... Ci mettono poco, eh? Beh sì, perché lo possiamo dire anche in TV. E i soldi, i gioielli si mettono sempre nel cassetto del comò o nel comodino, qualcuno proprio che vuole esagerare sotto le lenzuola nell'armadio. E sono i primi posti. E sono i primi posti chiaramente che uno va. E 9 volte su 10 riescono a trovare quello che cercano. La stessa cosa diciamo quando si tengono i soldi sfusi diciamo in casa. Le persone anziane solitamente le tengono nei barattoli dello zucchero o del sale, insomma nascoste in mezzo a quei barattoli, quindi è diventato oltremodo facile, perché in cucina solitamente si va a vedere quando arriva il finto impiegato dell'Enel o dell'acqua, perché con la scusa di leggere il contatore vanno con la persona sul balcone, su un terrazzo, laddove ci sono i contatori, e quindi chi rimane in cucina chiaramente va a rovistare in questi vasi e solitamente trova quello che cerca. Quindi noi quello che cerchiamo di dire sempre è quello di evitare, appunto, come diceva anche il commissario prima, l'accesso in casa se non siamo sicuri di avere a che fare con persone per bene. Perché poi la tipologia delle truffe purtroppo è così variegata, così lunga la lista, che riesce veramente difficile difendersi se non si è un minimo preparati, perché abbiamo avuto delle truffe anche più semplici, due donne magari che si avvicinano alle porte di casa a campione così, non senza nulla di preparato particolarmente, con delle immaginette sacre, dicendo che li manda il parroco X a raccogliere soldi per la festa che ci sarà, oppure per la messa domenicale perché si vuole fare qualche cosa di speciale in favore di persone particolarmente svantaggiate, e la porta chiaramente si apre. Perché andiamo con l'immaginetta della Madonna o di Gesù o con i santini in mano, e la scusa è sempre la stessa, il bicchiere d'acqua, riposarsi un attimo, 9 volte su 10 si ha l'accesso in casa. A quel punto è fatta. Ah, è fatta, si diventa vittima. Sì, sono tantissime, veramente, sono così tante, e noi proprio quello stiamo cercando di fare. Stiamo cercando di avere il contatto diretto con la gente, in particolare con gli anziani, ma gli anziani, ripeto, solo per il fatto... Certo, perché adesso vedremo anche i giovani. Soli, sì, solo perché restano spesso da soli in casa e quindi hanno naturalmente questa propensione poi ad aprirsi agli altri per avere anche un po' di compagnia, per scambiare due parole, perché questo sentimento di solitudine col passare degli anni si avverte sempre più, si ingigantisce sempre più. Ed ecco perché anche negli opuscoli che stiamo diffondendo noi rivolgiamo un appello particolare ai parenti delle persone anziane, ai nipoti, ai figli, ai vicini di casa, per non lasciarli soli, per non farli sentire abbandonati, perché questo li porta, ripeto, naturalmente ad aprire la porta, a cercare proprio il contatto. Quasi quasi sono loro che vengono, se ti vedono nelle scale, a richiamare la tua attenzione, se hai bisogno di qualcosa, ti chiedono... Una volta c'era un controllo sociale effettivamente molto superiore rispetto ad oggi, un controllo sociale che ci portava a considerarci, ognuno di noi, un po' figlio anche del vicino di casa. Io ricordo nella mia oramai lontana giovinezza
Non era solo mio padre che mi riprendeva se giocavo fuori orario nel cortile, non era solo mio padre che se mi vedeva per strada con delle persone che lui non giudicava per bene a richiamarmi, ma era anche il vicino di casa. Ma bisognerebbe recuperare un po' quella rete sociale, assolutamente sì, queste relazioni. Allora, diamo un po' di consigli a queste persone che rimangono sole. Allora, si presenta, bussa alla porta di casa la persona che dice di essere l'incaricato della società del gas o della luce, vuole vedere le bollette, cosa fare? Allora, innanzitutto capiamo quali sono i punti deboli degli anziani. La prima cosa è che non riescono a essere scortesi, invece devono imparare a dire un attimo, vediamo, chiamo mio figlio, mi accerto del numero verde dell'ente che lei dice di essere, quindi non riescono a essere scortesi. L'altra cosa è che fa abbassare il loro livello di attenzione è quando li toccano gli affetti. Perché spesso ho una truffa ricorrente che chiamano dicendo che il figlio, il nipote ha subito un incidente stradale, sì, e quindi è che è privo di assicurazione ed è piantonato in ospedale, piantonato dalla polizia. Per poter essere liberato bisogna pagare l'assicurazione. Quindi questa è una cosa che fa abbassare l'attenzione. Mai la polizia o le forze dell'ordine piantonano una persona e chiamano a casa per farsi dare i soldi. Mai. E nemmeno una compagnia di assicurazione fa questo. Quindi mai. E l'altra cosa invece quando arrivano a casa dicendo che non devono avere soldi, ma devono dare soldi, perché hanno ricevuto un'eredità da un parente lontano, perché l'assicurazione deve darle dei soldi, e quindi loro abbassano il livello di attenzione e aprono queste porte. Oppure, un altro consiglio, abbiamo parlato di casa, parliamo ora della strada, perché certo, anche per strada arrivano. Quando andiamo all'ufficio postale o alla banca per ritirare la pensione, per fare dei prelievi, innanzitutto cerchiamo di non andare mai soli. Creiamo quella rete sociale, se un figlio la mattina non può venire, un parente, andiamo con la vicina di casa, andiamo insieme, facciamo una passeggiata. E mai, quando usciamo dall'ufficio postale o dalla banca, mai, mai un operatore di banca, un operatore, un cassiere della posta verrà a prenderci fuori dall'ufficio postale per dirci che ha sbagliato a darci il resto, deve darci altri soldi o le banconote erano false. Perché queste persone sono lì all'interno dell'ufficio postale, individuano la potenziale vittima e la seguono. Poi altri piccoli consigli utili: quando giriamo con più soldi in tasca, la borsetta per le donne, mettiamola dal lato, non dal lato della strada, ma dal lato del marciapiede, dal lato del muro, quindi è andando in senso contrario, questo per evitare scippi e borseggi. E cosa fare quando si presenta un addetto dell'INPS, di un altro ente, è a casa? Innanzitutto è difficile che un addetto di questi enti si prende a casa senza un preavviso, senza una telefonata, però anche lì dobbiamo stare attenti, perché la telefonata potrebbe arrivare da un complice. Quindi l'importante è far capire al truffatore che noi siamo allerta, siamo attenti, quindi basta dire un attimo che chiamo mio figlio, chiamo il vicino di casa, un attimo che chiamo il numero verde, e già loro capiscono che devono cambiare aria, diciamo così. Quindi non dobbiamo aver paura di essere scortesi innanzitutto. E poi la cosa più importante, che il messaggio che deve passare, che non dobbiamo aver timore in caso di dubbio di chiamare il 113, di chiamare le forze dell'ordine. Per noi non è un disturbo, per la Polizia di Stato non è un disturbo, anzi ci aiuta, ci facilita a cercare di limitare i danni poi che possono avvenire. Certo, quindi non abbiate paura di chiamarci, qualsiasi dubbio. Se non c'è magari un figlio, un nipote, un fratello, un vicino che possa essere lì, qualsiasi dubbio, ecco, chiamate le forze. Noi abbiamo le volanti, abbiamo i poliziotti di quartiere, sono per strada 24 su 24, sempre a disposizione, si fermano spesso, le nostre indicazioni di fermarsi con gli anziani, di cercare di avere notizie dal quartiere, di far vedere la presenza, in modo che non sia solo una macchina che gira, un'entità, ma essere persone presenti che conoscono bene il quartiere. I nostri operatori di polizia della questura di Cosenza sono persone che sono radicate, conoscono bene la zona in cui lavorano, quindi a volte basta anche fermarli per strada per avere un consiglio, sono sempre disponibili, cose che fanno da anni. Sicuramente ci sono state queste richieste d'aiuto, lei è coordinatore un po' delle squadre, della squadra volante, delle volanti e del poliziotto di quartiere. Allora, queste persone chiedono il vostro aiuto, ancora c'è un po' il timore di dire ma forse è una sciocchezza, disturbiamo le forze dell'ordine che magari sono impegnate in cose più serie, più grandi? Beh, questo avveniva tanti anni fa. Diciamo che oramai è da una quindicina d'anni che si è rotto questo muro
che era anche di diffidenza, e attenzione, c'era sia il muro della diffidenza verso la polizia perché dice tanto non mi risolve il problema, ecco, e non era vero neanche allora, e poi c'era l'altro muro che era appunto questo, un muro mentale creato dal cittadino perché dice io hanno cose più importanti da fare e disturbiamo, perché bisogna anche comunicare che la polizia non è soltanto l'inseguimento con l'autovettura quando un reato è già stato commesso, non è soltanto azione spettacolare, ma la polizia soprattutto nel quotidiano è stare vicino alla gente, stare vicino alla gente in maniera sempre più intelligente. Scusate, la rima è venuta spontanea, non voluta, ecco. E questo stare vicino si è rafforzato moltissimo con il progetto del poliziotto di quartiere, che all'inizio a Cosenza è stato portato come un esperimento, come progetto pilota per tutta Italia. Nel momento in cui si è visto che funzionava, allora poi c'è stata l'istituzionalizzazione di questo importantissimo servizio. Il poliziotto tra la gente, il poliziotto vicino alla gente, la polizia di prossimità, quindi sempre più vicino al cittadino. Un poliziotto appiedato. I bambini delle scuole, quando cercavano di distinguere all'inizio il poliziotto della squadra volante dal poliziotto di quartiere, dicevano uno è il poliziotto che sta sulla macchina e l'altro è il poliziotto che cammina. Ma quel poliziotto che cammina, così individuato dai bambini, è diventato molto importante per la gente, perché per intanto anche fermare un'autovettura, un poliziotto che è a bordo di un'autovettura, a volte sembra difficile, perché anche il saliscendi, il semplice saliscendi allo sportello della macchina, sembra che era una sorta di barriera. C'è più difficoltà proprio nella comunicazione, mentre invece avvicinare e parlare con il poliziotto appiedato è molto più facile. Poi non è che il poliziotto di quartiere sta là solo ad aspettare che qualcuno si avvicini a chiedere qualcosa, certo. È vero anche il contrario, soprattutto è vero il contrario, cioè il poliziotto che cerca di inserirsi nel contesto urbano, sociale del quartiere di riferimento per conoscere un po' tutti e farsi conoscere da tutti, quindi creare un rapporto sempre più di confidenza, un rapporto sempre più maturo che porta il cittadino a fidarsi appieno del poliziotto e il poliziotto a sapere anche come approcciare con il cittadino per avere più informazione possibile di quel territorio e quindi aiutare quel territorio sotto il profilo della sicurezza. Ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, torneremo tra poco per dare ancora consigli utili. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di truffe insieme ai nostri ospiti, l'ispettore superiore Luciano Lupo, coordinatore della squadra volante del poliziotto di quartiere, insieme al commissario capo Giuseppe Massaro, vice dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Beh, abbiamo nella prima parte un po' fatto una panoramica, no, delle truffe più diffuse, soprattutto ai danni delle persone anziane, che come dicevamo le persone anziane spesso sono molto cortesi, anzi forse troppo cortesi nei confronti delle persone sconosciute. Io dico sempre che questo genere di truffe perpetrate ai danni di queste persone anziane, deboli, magari bisognose di parlare anche con qualcuno, sono le truffe, quei reati che davvero disturbano di più, perché spesso queste persone anziane insomma danno fiducia a queste persone che si impossessano magari dei risparmi di una vita. È così, è capitato insomma di anche recentemente, no? Anche recentemente, non ultima, una truffa a una signora del 30, in cui un assicuratore è arrivato in casa dicendo che era una polizza importante per i propri familiari, per il futuro, per non far sprecare i soldi che la signora aveva messo da parte. E la signora, che come abbiamo detto prima non è riuscita a essere scortese, non è riuscita a dire no, è perché la persona è vestita bene, questa gente è molto preparata, questi truffatori, è entrata in casa e l'ha cominciata a raggirare con mille clausole, l'ha affascinata dalla possibilità di far guadagnare non a lei ma ai suoi parenti, alla persona a cui lei voleva bene, qualcosa in più per il futuro, visto la crisi economica. E la signora
un po' si è fatta prendere da questa illusione e nel momento di servirgli un bicchiere d'acqua, perché sono molto gentili, abbiamo detto le signore, paradossalmente è un problema in questi casi, e il truffatore si è portato nella camera da letto, dal cassetto ha preso 1.500 euro, risparmi che la signora aveva messo da parte. E quindi è quel muro, quella barriera, quella porta che non deve essere aperta se non siamo sicuri. Un'altra truffa è quella delle autovetture. Qualcuno lancia, mentre passiamo per una via, lancia una pietra o urta la macchina con un oggetto e ci raggiunge subito dopo dicendo che siamo stati noi ad urtare la sua macchina o a urtare lui, magari che andava a piedi, ed è caduto e si è fatto male. E in questo caso non sono le persone anziane le vittime? In questo caso non sono, infatti abbiamo detto prima che le truffe sono trasversali, certo, per la società. Però scelgono generalmente, diciamo, le persone un po' più deboli. Nel caso delle truffe, dello specchietto, del finto incidente, sono soprattutto le signore, ecco, le donne che vengono prese di mira, è vero? Le donne, sì, perché magari anche loro per paura di dire al marito di aver fatto un danno, oppure per gli viene prospettato di risparmiare dando quelle 200 euro seduta stante, risparmiano di mettere in moto l'assicurazione aumenta, quindi si illudono, abbassano quello che è il livello di attenzione, si illudono di risparmiare, quindi danno quelle 200 euro pensando di risparmiare qualcosa, e in quel caso quel consiglio è assolutamente di non pagare, di chiamare le forze dell'ordine, di chiamare i vigili urbani, chi deve constatare l'incidente o l'irregolarità, che ovviamente non c'è stata. E quando si dice magari chiamo i vigili, chiamo le forze dell'ordine... Vanno via, sono i primi ad andare via. Non c'è più l'incidente, quindi i danni alla macchina sono spariti. Per questo diciamo è importante denunciare, non è un disturbo per noi ricevere una telefonata di una truffa, anzi, ci aiuta a prevenire. Sicuramente, altre tipologie, no? Altri esempi concreti di truffe di cui vi siete occupati in questi anni? Beh, sono tantissime. A me piace sempre ricordare il caso dei due anziani, dei due novantenni, perché diciamo che è un esempio che fa scuola, racchiude in sé un po' tutti, diciamo, quelli che sono i particolari di una truffa. Intanto era stata ben architettata, ben organizzata, perché prima di andare a casa di queste persone hanno preso informazioni. E prendere informazioni, come si diceva prima, non è poi tanto difficile se magari lo si fa per telefono e chiedendo a un vicino di casa di chi sta di fronte, insomma, per fare degli accertamenti, dicendo magari delle stupidaggini, perché devono pagare la spazzatura, per sapere cosa consumano, fare un'indagine di mercato qualsiasi. E comunque, diciamo, erano riusciti a sapere che questa coppia aveva un figlio che viveva a Bari e si chiamava Michele e faceva l'ingegnere. Quindi si sono presentati intanto al citofono dicendo siamo amici di Michele. Questi hanno aperto, si sono avvicinati alla porta e poi chiaramente hanno salutato con confidenza entrambi questi signori. Dice ma vi ricordate di me, io sono Tizio e Caio, ho fatto l'università insieme a Michele, sono stato a casa vostra. Chiaramente per non deludere le aspettative di chi fa la domanda, questi chiaramente non lo conoscevano, o per non fare brutta figura, perché magari uno non ricorda, dice faccio brutta figura e non ricordo, dice sì mi ricordo, di cosa possiamo essere utili. Dice no, guarda, c'è Michele che ci ha incaricato di portarvi un computer, perché ce lo ha ordinato e ci ha detto di lasciarlo qui a casa. Questi dice vabbè, entrate, vediamo un po'. Sentiamo Michele, dice sì, no, non vi preoccupate, lo chiamiamo noi, dice ci dovete lasciare, ci dovete dare 1.500 euro per questo computer portatile. Loro hanno detto veramente noi non li abbiamo tutti questi soldi, dice tutto al più, possiamo dare solo una piccola parte, un paio di centinaia di euro, non di più. Dice comunque chiamiamo Michele e glielo diciamo, se preferisce che vi lasciamo il computer e ci date i 200 euro e poi il resto ce lo dà lui, oppure ce lo riportiamo, il computer non vi creiamo problemi. Chiaramente sta cosa li ha messi ancora più in imbarazzo. Uno dei due fa finta di chiamare questo fantomatico Michele, dice Michele siamo a casa dei tuoi genitori, abbiamo il computer, hanno detto che non hanno tutta la somma, riescono a darci solo una piccola quota, un paio di centinaia di euro, dice che facciamo, glielo lasciamo e poi ce lo dai tu i soldi, va bene, ciao ciao, ti salutano e chiudono, interrompono questa finta telefonata. Questi signori non hanno avuto neanche, diciamo, la scaltrezza o comunque la volontà in quel momento di controllare cosa ci fosse all'interno
di questo pacco, diciamo, se lo sono ritirati e hanno dato 200 euro a questi. Nel momento in cui escono di casa, che se ne vanno, si sono guardati in faccia e dice: ma tu li conoscevi? Io non mi ricordavo, io nemmeno. Ma siamo sicuri che in questo pacco c'è il computer di Michele? Lo aprono, si accorgono che non c'era nulla, praticamente era il classico mattone, diciamo, alla napoletana. Si sono affacciati dalla finestra e appunto sono riusciti a vedere con che macchina erano andate via. Poi la storia, insomma, ve l'ho raccontata con l'esito che ha avuto. Quindi sono tantissimi i modi in cui si possono fare le truffe a casa, sono veramente infinite, ma hanno tutti questo denominatore comune. Questo lo dobbiamo dire fino allo sfinimento, perché è la chiave un po' di tutto. Non farli entrare in casa se non si è assolutamente sicuri di avere a che fare con delle persone certe. Certo. D'altra parte, e lo diciamo sempre, ma non siamo i soli, onestamente, i funzionari dell'INPS non vanno a casa a controllare i libretti delle pensioni. Perché anche in quel caso si presentano come funzionari dell'INPS, vogliono fare la verifica, sì, sul libretto. Dicendo che ci sono stati degli errori a loro sfavore, quindi vanno là per sanare. Quindi mi danno più soldi allora? Spesso e volentieri poi il libretto della pensione è insieme ai soldi nella stessa busta. C'è sempre uno stratagemma per ritornare là nel posto dove vengono presi questi soldi e quindi andarsene con il bottino. E la stessa cosa, non vanno certamente i funzionari di banca a casa per controllare, per fare delle verifiche. A volte si presentano, abbiamo avuto casi di finti poliziotti, qualcuno che si è presentato dicendo di essere poliziotto. Borghese. E purtroppo... Si presentavano non in divisa ma in borghese con la scusa di fare dei controlli. Quello che noi diciamo, non ci vuole niente a fare un accertamento del genere. Per quanto riguarda i falsi poliziotti, i falsi carabinieri, basta fare 113-112 e si ha la possibilità in tempo reale di parlare con le relative sale operative e quindi sapere se effettivamente c'è un servizio in atto magari in quel palazzo o qualche cosa che riguarda prettamente quell'abitazione o il nucleo familiare che abita in quella casa. E, trattandosi di INPS, ci sono i numeri verdi, comunque ho detto comunque non va nessuno. Più che INPS è per tutte le società che erogano servizi al cittadino. Certo. Ci sono nessuno i numeri verdi, non quelli che magari ti danno l'avviso prima con un numero dove telefonare per avere conferme, quindi con un numero verde si riesce ad avere appunto la conferma che si tratta di veri impiegati oppure che si tratta di una truffa. In quel caso immediatamente contattare i 113-112 per assicurare alla giustizia queste persone, che sono veramente delle persone che in qualche modo fanno anche rabbia, perché vanno ad accanirsi sulla parte più certo, debole della società, vanno ad accanirsi su persone che spesso vivono di una pensione già misera di se stessa, e quindi rubare quel poco che hanno in casa vuol dire metterli veramente alla fame. Davvero, quello che dicevamo è un reato che davvero tocca. Odioso. Ma anche per telefono bisogna stare attenti, perché magari il truffatore individua la vittima e carpisce delle informazioni. Spesso il primo passo è la telefonata. La telefonata che a volte non è rivolta, come dicevamo prima, direttamente a quella famiglia, ma anche al nucleo familiare vicino. Quindi chiedono informazioni se la signora è sola, se ha dei contratti telefonici, presentandosi come quelle che sono delle società telefoniche o società di assicurazioni che vogliono notizie per cercare di proporgli un contratto diverso. La signora, le persone a volte danno informazioni involontariamente, perché questa gente è preparata, sa le domande mirate da fare. Quindi mai dare informazioni telefoniche, mai, specialmente sul proprio nucleo familiare, sugli orari in cui i familiari lavorano, quanti familiari abbiamo, e le stesse cose per i vicini di casa, perché da lì si carpiscono informazioni vengono carpite pure durante i prelievi che si fanno negli uffici postali. Quindi stiamo attenti, le persone devono stare attenti a chi li è intorno, se qualcuno li osserva particolarmente, se si sentono osservate quando escono. Dobbiamo accendere quel piccolo campanello d'allarme che ci deve fare stare più attenti e deve aiutare la nostra prevenzione. E spesso quindi arrivano a casa, suonano dicendo di dover consegnare un'assicurazione oppure dover consegnare un assegno per un'eredità,
un'eredità che è arrivata da un parente lontano, oppure un rimborso assicurativo. Quindi in questo caso la soglia di attenzione scende, devo ricevere dei soldi. Quindi si presentano con questo assegno dicendo che è superiore l'assegno, devono ricevere un resto, per esempio un assegno di 1000 euro, l'ammontare da dare è 500 euro, chiedono alla persona se ha le 500 euro liquide perché non sono riusciti a fare l'assegno per quella quota stabilita. E quindi la signora, vedendosi un assegno di 1000 euro in mano, quindi più di quello che deve dare, abbassa quella soglia di attenzione e paga. Quindi la prevenzione. Poi si ritrova con dei con l'assegno bianchi. Falso ovviamente bianco. O dei fogli bianchi. Quindi l'importante è, cioè non è che ora dobbiamo far passare il messaggio che i nostri anziani devono essere segregati in casa, assolutamente no. Queste campagne informative servono più che altro a informare, a sensibilizzare i più giovani, i familiari, i figli, affinché facciano passare il messaggio ai loro, tra virgolette, ai loro nonni, perché l'età media è sugli 80-90 anni delle persone subisce queste truffe. Quindi loro devono far capire anche loro che non è un disturbo per loro, anche se sono al lavoro, riceve la telefonata del nonno che dice, o del genitore anziano, e dice si sono presentati giù al portone dell'INPS o l'Enel o finte forze dell'ordine, vogliono entrare per notificarmi qualcosa. Basta comunicare al truffatore che è giù a casa, che noi un attimo, senza scortesia, perché loro non ci riescono, senza scortesi, un attimo sto telefonando a mio figlio che è qui vicino e ora viene, oppure sto telefonando alla vicina di casa, sto telefonando alle forze dell'ordine, che già mette in allarme i truffatori. E quelli vanno subito via, quindi non dobbiamo aver timore a chiamare, e la sensibilità ai parenti, ai figli di essere più vicino e di comunicare queste informazioni agli anziani che magari in questo momento non stanno vedendo queste trasmissioni, non partecipano a queste iniziative. Anche per quanto riguarda per telefono ci sono spesso anche dei finti funzionari di banca, finti impiegati dell'ufficio postale che chiamano, riescono ad avere il numero di telefono della persona, chiedono informazioni proponendo magari un piano di investimento molto vantaggioso. In quel caso, insomma, mai abboccare, perché potrebbero carpire delle informazioni che riguardano il conto corrente e questo conto corrente potrebbe alla fine rimanere vuoto. Chiaro, questo è un caso diretto, diciamo, quindi carpire il numero del conto corrente, oppure per quanto riguarda anche i bancomat del PIN, di tutta una serie di sistemi, insomma, per arrivare direttamente a bottino. Ma potrebbe anche essere diversamente, cioè una telefonata che prepara la mia visita a casa, perché ti vengo a proporre qualche cosa di importante, posso essere là anche fra 5 minuti. Dico, quindi, sono il funzionario della sua... Esatto, ecco. Quindi intanto io, nel momento in cui arrivo e citofono, dico già chi sono, mi viene aperto perché sono quello che ha chiamato prima, che mi propone un affare vantaggioso, ma gli affari vantaggiosi sono solo per loro, per chi li propone, perché sono delle truffe, quindi è un modo per entrare in casa e per cercare di prelevare quello che più possono. Che riescono a prendere. Voi avete incontrato proprio recentemente, se non sbaglio, anche molte persone, molti anziani in una parrocchia cittadina, no? Okay, proprio sì. Nel corso di queste campagne di informazione che state facendo proprio per prevenire, perché questo è l'obiettivo principale, appunto prevenire appunto la commissione di questi reati. Che tipo di domande vi hanno fatto le persone nel corso di questi incontri? Che tipo di aiuto vi hanno chiesto? Sì, è stato proprio recentemente un incontro nella parrocchia di Santa Teresa, dove c'è Don Dario, il parroco, è stato molto sensibile. Lui diceva, mentre andavo a benedire le case, le persone anziane mi raccontavano di amiche che hanno subito queste truffe, e quindi si è avvicinato a noi, mi ha contattato direttamente il parroco dicendo se facciamo un'iniziativa insieme, visto che noi già abbiamo intrapreso queste iniziative come Polizia di Stato, come Questura di Cosenza specialmente. E devo dire che non mi aspettavo una presenza così massiccia di persone anziane, e tante hanno fatto domande, sono alzate a raccontare storie vissute in prima persona, storie vissute da altre amiche, e parecchie signore erano genitori di persone in carriera, quindi di avvocati, di notai, quindi diciamo in un ambiente familiare o con una certa cultura, e anche loro però sono cadute in queste truffe perché i truffatori gli hanno fatto abbassare quello che è il livello di attenzione.
Una signora raccontava di essere uscita di banca, dalla posta, sicuramente il truffatore aveva seguito la sua operazione, aveva visto che aveva prelevato dei soldi, l'ha raggiunta fuori dall'ufficio postale dicendo che avevano sbagliato a dargli i soldi, dovevano darle 100 euro in più. E la signora ovviamente ha abbassato anche il livello di guardia, ha consegnato i soldi alla persona che la stavano accompagnando in posta. Mentre l'accompagnavano dentro la posta, il truffatore si è girato e è scappato via, ovviamente senza entrare nell'area delle telecamere. Quindi è riuscito con destrezza? Insomma. È riuscito con destrezza, sì, ma abbiamo detto è gente preparata, le truffe sono tante, però quello che diciamo, il messaggio è che i consigli sono pochi e semplici, basta attuare questi semplici consigli per riuscire a sviare, a non cadere in queste truffe. Quindi bisogna stare attenti, ecco, alzare il livello di attenzione. Essere anche un po' sospettosi, che non fa male quando, anche se vengono ben vestiti, magari si presentano con la valigetta, look. Non anche quando sono ben vestiti, sono sempre ben vestiti. Perché chiaramente quando uno si presenta a casa è ben vestito, è curato, è profumato, magari anche un bel giovane o una bella signora. Sanno parlare. Sì, uno è più facile che si apra. È chiaro che se viene un barbone, viene uno vestito male, che puzza, certo. La differenza aumenta, cioè non ti tengo già più a distanza in maniera abbastanza naturale. Quindi le persone che solitamente fanno questo tipo di truffa, soprattutto, ripeto, quelle domiciliari, sono sempre persone ben vestite, ben curate e che parlano anche bene. Perché chiaramente devono imbrogliare. Hanno una bella parlantina, certo. Insomma. Già. Io terrei veramente, scusatemi se ritorno sempre su questo tasto, ma i consigli sono per gli anziani, ma soprattutto per i giovani, perché dobbiamo tener conto che poi nel momento in cui si è anziani non si hanno durante tutta la giornata momenti di assoluta lucidità, ci sono i momenti in cui cala il livello di attenzione proprio per una questione di metabolismo, per una questione proprio di vecchiaia delle nostre cellule e su quello c'è poco da fare. Dobbiamo essere bravi, appunto, sviluppare una solidarietà particolare verso queste persone, non dimenticando soprattutto una cosa, facciamola anche in maniera un po' egoistica, gli anziani domani siamo noi. Certo. Quindi oggi c'è un anziano che ha bisogno di noi, domani saremo noi che avremo bisogno di una persona più giovane che ci possa assistere. Sicuramente. A proposito di truffe, ci sono anche molti giovani che cadono vittime, no, delle truffe, magari sono delle tipologie diverse, no, rispetto a quelle messe, lo chiedo a tutte e due, chi vuole rispondere. Diciamo che sono diverse le metodologie, però vanno a toccare sempre lo stesso elemento, quello che permette di abbassare il livello di attenzione. Come abbiamo detto che gli anziani aprono le porte quando qualcuno deve dargli dei soldi, oppure toccano gli affetti, devono dargli dei soldi, che fanno queste truffe online, che poi i ragazzi oramai, la generazione 4.0, certo. 5.0, pensano di fare affari su internet, quindi vanno su questi siti per comprare qualcosa, che magari nel negozio hanno visto, faccio un esempio, a 100 euro, lì la trovano a 20 euro, quindi questo fa abbassare il livello di attenzione. Faccio l'affare, ovviamente sappiamo che l'affare lo fa qualcun altro, quindi soprattutto i giovani, questo per far capire che non sono solo gli anziani che certo. cadono in queste, ma sono anche i giovani, quindi anche i giovani devono stare attenti a quello che fanno su internet, nel mondo online, perché è un mondo facile per chi vuole fare le truffe e facilmente cadono in queste truffe anche i più giovani. Quelli devono comprare qualsiasi merce, telefonini, computer, e a casa trovano, come dicevamo prima, un pacco vuoto. Si pagano prima. Pagano prima, ovviamente, perché la persona dice che vengono fatte spesso di fine settimana, in cui la persona non può vedere se gli è stato addebitato, gli è stato accreditato qualcosa, oppure dicendo, l'altra persona dice che ho inviato il pacco, però essendo fine settimana ancora non è arrivato, perché la posta o la banca o l'agenzia di spedizione ha dei problemi il fine settimana, e quindi loro non possono immediatamente constatare l'arrivo o la spedizione del pacco, di quello che hanno ordinato. Quindi soprattutto online, e spesso, questa è un'altra cosa, che non induce le persone a fare denuncia, perché spesso sono tante le truffe,
truffe, ma sono di importi molto, molto bassi, non rilevanti. Quindi una persona che è stata truffata per 20 euro spesso non perde quell'ora per andare, per recarsi in questura a fare denuncia. Però quindi, è importante. È, lo dicevamo prima, è molto importante perché ci aiuta a, a creare una casistica, a individuarli, perché poi si riesce a individuare spesso. La polizia postale è molto attenta, è molto brava ormai in, in queste truffe, riesce a individuare dagli IP chi sono, che, da dove arrivano queste truffe. Però ho detto spesso sono così tante perché vengono fatte da, da, con importi molto, molto irrisori e quindi la gente non va a fare denuncia. Però insomma chi fa la truffa si arricchisce perché magari facendo tante piccole, tanti piccoli importi riesce insomma a mettere su un bel gruzzolo. Tanta attenzione anche per i nostri giovani. Ecco, come ci si può difendere anche da, da questa rete che insomma ci ha facilitato la vita ma a volte ce l'ha complicata davvero. Nel caso delle truffe online, qualche piccolo consiglio, siamo davvero in chiusura. Ci sono innanzitutto siti che sono più attendibili di altri, quindi usare sempre i siti, quelli più, più comuni, e andare a vedere sempre le recensioni, perché ci sono delle informazioni che lo stesso sito, quelli seri, danno sulla persona che ha, che mette in, in vendita un oggetto. Quindi è importante vedere le recensioni, se ci sono altre persone che hanno acquistato, quindi c'è il voto favorevole, diciamo, ci sono delle valutazioni che il sito stesso dà a, quella, a quel venditore in base a quanti a quante commerci, quante vendite sono andate a buon fine. Quindi è importante stare, non avere fretta quando si fa l'acquisto, andare a vedere quello che è il sito che utilizziamo e le recensioni che, sono, che ci sono in base a quell'acquisto o la persona che ci sta vendendo quel, quel bene. E poi se il prezzo è troppo basso facciamoci questo qualche domanda. Prima, questo è un campanello, un'attenzione che ci deve aumentare. Sì. Bene, grazie, grazie davvero. Il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi abbiamo lanciato, credo, dei messaggi molto importanti, quindi fare attenzione quando si hanno dei dubbi, chiedere aiuto senza nessun timore. Grazie. Grazie. Aiutateci ad aiutarvi, ecco. Questo è il motto, diciamo. Sì, sì. Grazie, grazie davvero a Luciano Lupo, l'ispettore superiore della Polizia, che è il coordinatore della squadra volante del Poliziotto di Quartiere, grazie al commissario capo Giuseppe Massaro, vice dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Grazie per i preziosi consigli grazie che ci avete dato e grazie come sempre anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.